Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Summer Day dove andremo a rispondere ad alcune delle domande che mi sono arrivate nel corso di questi mesi su Instagram e anche su YouTube sotto un vecchio video shorts che avevo fatto dove vi chiedevo appunto di farmi delle domande. Ma prima di cominciare mi raccomando un bel like, iscrizione, campanella attiva, scrivetemi altre domande qua sotto nei commenti e cosa più importante passate da tutti i link che trovate in descrizione per Instagram, TikTok e anche per andare a vedere il mio Summer Box di Amazon, ma ancora più importante a vedere le offerte incredibili che ci sono su Merchandising Plaza, Wondershare Filmora, il codice sconto è sempre in descrizione, e inoltre anche per la Feltrinelli con la magnifica offerta fino al 28 luglio di Kobo Libra 2 per una migliore esperienza di lettura grazie al Kindle. E adesso possiamo iniziare ufficialmente con le domande. La prima domanda mi viene posta da Michele Asca che chiede: la tua passione più grande come l'hai scoperta? E seconda cosa, hai mai voluto mollare tutto? Allora Michele Asca, alla prima domanda ti rispondo che l'ho scoperta a 2 anni perché la mia più grande passione è stare in acqua, è andare al mare, nuotare, fare tuffi sott'acqua e vedere i magnifici fondali con la maschera o anche senza la maschera. E io nuoto da prima di camminare, quindi l'ho scoperta in questo modo. E hai mai pensato di mollare tutto? Assolutamente no, perché ogni singola volta che sto in acqua vedo cose nuove e super elettrizzanti. Sono passato per gradi, cominciando col nuoto, continuando con la pallanuoto e adesso 5 anni che faccio immersioni con un gruppo di appassionati di subacquea. E sul mio canale trovate una playlist dedicata interamente ai miei tuffi. Poi abbiamo Nicolò Ringozzi che ci chiede: è vero che hai scritto un libro? Quante copie hai venduto? Allora, le copie che ho venduto non ne ho la minima idea. Invece che ho scritto un libro è la verità, ma ne ho scritti 2 in realtà. Troverete il link per darci un'occhiata qua sotto in descrizione. Sono entrambi disponibili su Amazon. Il primo si chiama Il giocattolo dei ricordi, mentre l'altro si chiama Thomas Time e la spada della speranza, ed è un fantasy, mentre il primo è un formazione. Poi abbiamo Marco Oppici che ci chiede: cosa faresti con 5 milioni di euro? Non ne ho la più pallida idea, penso che mi toglierei inizialmente 1 o 2 sfizi che ho da sempre, poi il resto dei soldi credo che o lo investirei per il futuro continuando magari a studiare, oppure proprio lo userei per garantire altri studi, anche se però vi dirò la verità, un mio piccolo desiderio sarebbe quello di aprire una scuola privata. E poi ci chiede ancora Marco Oppici: cosa ne pensi del riscaldamento globale? Beh, credo che quest'estate ci stia dando molte prove che sta peggiorando. E poi ci chiede ancora, terza domanda di Marco Oppici: è nato prima l'uovo o la gallina? È davvero difficile come cosa, però se devo dire la mia, credo che sia nato prima l'uovo. Poi abbiamo Lollo Sanne che ci chiede, e questa è l'ultima domanda di Instagram: qual è il pesce più strano che hai visto durante le tue immersioni? Beh, tutto sommato devo dire che il più strano che ho visto è stato il pesce Napoleone durante il mio viaggio in Mar Rosso. L'ho visto letteralmente mangiarsi un uovo e ancora di più mangiarsi una paperella di gomma che era attaccata al gab di una delle guide che ci faceva fare il tour. Poi abbiamo Bocca Storta da YouTube che ci chiede: quanti anni hai? Sto per compiere 23 anni. Poi abbiamo Sheftay che ci chiede: guardi serie TV? Se sì, quali? Allora, di serie TV ne ho veramente tante da consigliarvi, ma al tempo stesso che guardo io personalmente. Ho 2 hard disk da 5 terabyte l'uno che sono letteralmente pieni zeppi, ma se dovessi dirne 2 direi che le mie preferite sono Law & Order SVU e Chicago Fire. Poi abbiamo TonyGamer17 che ci chiede: sogni di diventare un grande creator sulla piattaforma? In tutta onestà non mi dispiacerebbe, perché uno dei miei più grandi idoli è proprio sono Fancy, Kendall, Bella Faccia e Yotobi. Anche Else e Master Handery le sono state delle mie grandi fonti di ispirazione. E sì, sogno di diventare un creator, ma con calma sono sicuro che ci arriverò. Voi seguitemi sempre, mi raccomando, eh. Iscrizione, campanella e tutti i link in descrizione, soprattutto seguitemi su TikTok. Poi abbiamo Mister Generale che ci chiede: ti manca il tuo primo canale? Allora, sì, il mio primo canale mi manca sempre. Per chi non lo sapesse, 3 anni fa io avevo un altro canale che si chiamava sempre Alex Amat, dove sostanzialmente caricavo la stessa tipologia di video, ma poi nella fine di quell'anno era uscita la legge Coppa e io temevo sinceramente che il mio canale potesse, diciamo, esserne minacciato, così decisi di togliere tutto, commettendo un terribile errore, ma devo dire che mi sono risollevato alla grande, sono quasi a 2000 iscritti ormai. Poi abbiamo: preferisci essere famoso su YouTube o Instagram? Al 99% YouTube. Quell'1% non dico che è Instagram, ma mi piacerebbe molto essere noto anche su TikTok. Sono arrivato a 1000 follower. Seguitemi su TikTok, mi raccomando, eh. Dobbiamo arrivare
molto più in là, e infine ci chiede: farai una live notturna? Credo di averne fatte, però non so se mezzanotte può essere considerata notturna. Ditemelo voi nei commenti, in tal caso. Poi abbiamo Guido D'Ambrosio che ci chiede: quanto incide sul tuo umore il numero degli iscritti, le visual e la durata media delle visual? A essere onesti, per niente, perché io considero molto più importanti i commenti delle visual e dei like. Perché insomma i commenti fanno capire molto della persona che ti segue. Le visual, cioè voglio dire, sono soltanto dei numeri, i commenti sono parole. Poi abbiamo Ermozzo477 che ci chiede: ciao Alex, un saluto da me. Un saluto anche a te, caro Ermozzo477. E poi ci chiede: se arriva un buon guadagno su YouTube, ci vivresti con quei soldi? No, io non vivrei mai soltanto con YouTube perché sono uno studente di scienze dell'educazione e voglio vivere dedicandomi interamente all'educazione e poi magari anche alla scrittura. YouTube sarà un passatempo sempre. E infine abbiamo: che obiettivi hai su YouTube? Beh, ovviamente continuare a farmi conoscere sempre di più, portare molti più argomenti in tema educativo magari. Adesso voglio iniziare questo corso Braille Elisse che mi darà molti più spunti di ispirazione, secondo me. Infine abbiamo Deborah Stopazzolo che ci chiede: progetti futuri? L'ho detto nella risposta di Ermozzo477. Adesso voglio iscrivermi a questo corso di Braille e di Elisse, iniziare la magistrale e fare molti più viaggi con le immersioni, visto che forse stiamo finalmente uscendo dal momento Covid. Speriamo, se no sarebbe il terzo anno di fila. E infine abbiamo Vani Manga Japan. Mi era sfuggita questa domanda, ti chiedo scusa, Vani. Quando ripubblicherai su Wattpad? Allora, non ne ho idea, Vani, perché al momento Wattpad diciamo che non mi sta piacendo più di tanto perché non c'è quasi più niente che mi attira. È sempre stata una mia grande passione, però ultimamente sto avendo molta difficoltà ad andare avanti perché sono cascato di nuovo nel blocco dello scrittore. Però sono convinto che questa cosa si risolverà presto, almeno spero. Allora ragazzi, queste erano le domande a cui ho risposto. Mi auguro che chiunque le abbia scritte, se ha visto questo video, si ritenga soddisfatto. Voi mi raccomando, continuate a scrivermi altre domande a cui volete che io risponda qua sotto in descrizione, perché per me è sempre un piacere, mi sento molto più in rapporto con voi in questo modo e noi ci vediamo come sempre, tutte le volte, alle 19. Ciao ragazzi!